Si gioca questa sera la decima giornata per quanto riguarda il campionato nazionale di hockey su pista in Serie 1 e il Canniccia Motor Club Versilia va ad affrontare il Y Sport Valdagno, partita importante per le due squadre. Valdagno con sesto in classifica con 15 punti, il Forte dei Marmi secondo con 22. Borgo poi non riesce a saltare l'ultimo uomo che è Boregan, ne aveva fatte fuori due. 8:55, ancora un contropiede smorzato dalla difesa del Valdagno che va in gol con la martellata di Boregan dalla parte sinistra. Va a segnare quando mancano 8:48 e c'è il time out. Rivediamo, si allarga il buco creato dal numero 4, gol, comunque, tomba e la martellata sul palo lontano, dunque 1-0 Valdagno. Meno insidiosi. Dunque 8:46 alla fine ed è il Valdagno che passa con Boregan, adesso è Fede Ambrosio che trova la deviazione, Giulio. Importantissimo questo gol perché ristabilisce subito la parità e bravissimo, questo è il classico gol del grande attaccante. Palla, tiro di Pinazzar, ribattuto e Ambrosio è lì e insomma abitualmente non sbaglia. Ampiamente fuori misura di Pinazzar, fuori Borgo, dentro Torner, riposi velocissimi per il rossoblù. Al tentativo è un filtrante che però diventa un contropiede per Boregan che va a insaccare il 2-1, un contropiede mostruoso di Boregan, lo rivediamo perché forse fortuita la partenza, sì, ma però molto bravo, giocato sì. Molto molto bene la piazza là dove non può niente il portierone Gnata. La conclusione di Borgo è murata, sfera che si impenna, Borgo va a riprendere pallina, attaccato fra due avversari, poi Ambrosio per Pinazzar, ma c'è su di lui un avversario, dunque è costretto a manovrare sfera all'indietro per Torner. 15:29, Torner fa fuori un primo avversario, non il secondo, attenzione, tre contro il portiere e solo così Thiago Sanchez riesce a trovare il gol. Dunque 3-1 Giulio. La sfera è per Sanchez, riconquistata da Fede Ambrosio. Fede Ambrosio, l'appoggio è per i Pinazzar, da questi a Pato. Pato cerca un compagno, si chiudono le maglie della difesa del gol! Lo squalo! Gran gol! Di Fede Ambrosio, una grande assist di Patrizio Pinazzar che rivediamo perfetto, perché veramente eccolo qua. Passaggio importante e accorcia le distanze Fede Ambrosio quando sono passati 11:35, che poi se la deve vedere con Giuliani. Borgo, l'appoggio ancora per Borgo, gol e Andrea Borgo ci mette la stecca magica, Andrea, ed è 3-3 Giulio. Eccolo qua, lo rivediamo, c'è stata un po' un'incertezza della difesa ma è stato bravo Borgo a trovare l'angolino. Eccolo, lo rivediamo girare dietro la porta, mi fa da sponda e poi la conclusione con una deviazione, infatti sì, una deviazione che ha messo fuori causa Bovo. Comunque a 20 secondi alla fine, sfera all'indietro. E ora secondo me la 13 tiene. Secondi adesso ovviamente cercherà l'ultimo tiro, ma la sfera è recuperata da Borgo. Borgo che poi cerca il filtrante che arriva a Torner, attaccato Torner, la mette al centro, niente da fare, finisce 3-3.